Che cosa ne pensa in generale? Sì, è molto suggestivo. Bella. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Kick TV. Oggi siamo ad Expo e a soli 40 giorni dalla chiusura di questo evento mondiale andremo ad intervistare alcuni visitatori per sapere le loro opinioni in merito e coglieremo anche l'occasione per verificare le loro conoscenze geografiche. Andiamo! Allora, cosa ne pensi in generale di Expo? È una bella esperienza. È molto bello, suggestivo, prima che non si riesce a entrare nei padiglioni. Per ora c'è un po' deluso. È una bella iniziativa. È molto grosso. Potrebbe essere una cosa fatta meglio, però non mi attira più di tanto. Penso che sia un bel evento per far conoscere le culture degli altri paesi. Che opportunità è per l'Italia e per gli altri paesi? Un'ottima possibilità per mettersi in mostra, che non credo sia stata sfruttata in maniera efficientissima. Non male, ma nemmeno nel pieno delle sue potenzialità. Secondo voi è una buona possibilità per l'Italia? Se solo lo sfruttassero bene, lo so. Potrebbe esserlo, potrebbe diventarlo. Una bella vetrina. Un'opportunità fantastica, soprattutto per il nostro paese. Beh, per l'Italia i giovani comunque vengono qua, vedono cose nuove. Per gli altri paesi esporre il loro prodotto di punta. Una bella domanda. Potrebbe essere una buona opportunità per magari conoscere delle varie culture. Siamo sotto il padiglione russo, che ha vinto il premio come padiglione più arrogante dell'Expo. Signora. Cosa ti ha spinto a visitarlo maggiormente? C'è una cosa che mi viene a poi sono italiani. Il fatto che è comunque un evento mondiale. Ho pensato che un evento di portata mondiale sarebbe stato stupido non venire. Beh, l'esposizione mondiale in Italia non va persa. Cosa hai apprezzato e cosa invece ti ha deluso di più? Sono molti belli i padiglioni dall'esterno. Qualche padiglione? Quello del Vietnam e il padiglione zero. Molto suggestivo. La parte architettonica degli stand. Palazzo Italia, ma molto bello. C'è veramente tanta gente, è difficile anche spostarsi, però alla fine è interessante. Ho apprezzato le architetture, le texture. Ho apprezzato questo padiglione qui, della Corea del Sud. L'atmosfera di ogni padiglione l'ho trovata inerente al paese che rappresentava. Delusioni vere e proprie non ce ne sono. Mi delude un po' il fatto che ci sia poco. Mi sarei aspettato molto di più. Ciao ragazzi, allora il video è finito. Dopo queste numerose interviste possiamo affermare che Expo ha accontentato quasi tutti i visitatori, tranne alcuni che si sono lamentati dei tempi di attesa e delle lunghe code per visitare i padiglioni. Per il resto però la gente si fa parecchio contenta. Se il video è piaciuto anche a te, ricordati di mettere un like, commentare qui sotto e condividere. Vi ricordo inoltre che qui sotto in descrizione troverete i nostri profili social, Facebook, Instagram. E ci vediamo con il prossimo video. Bella.